Qui Ermione è una super vecchietta di pastore belga e anche sorda. Ha un bel problemone all'orecchio che ho già detto di fare foto e video da far vedere al veterinario. Adesso noi andremo poi a ripulirlo tutto. Ha perso ovviamente anche l'udito. E queste sono le sue condizioni. Cercheremo di fare, speriamo, un miracolo. Prima parte già di pelo levata, sempre con il nostro super pettine. Bimba, metà bidone pieno, direi grande quasi quanto il tavolo, tutta la parte che abbiamo fatto, che dobbiamo finire, terribile. Ciao, Elvioli, ma lei è felice che gli sta levando tutta questa schifezza di dosso. Adesso andiamo a levare il grosso di schifo dall'orecchio, facendo molta attenzione a non... Madonna mia, povera bestia. Ferma, bimba. Ferma, bimba. Mamma mia, guarda che di fosse. Questo è quello che abbiamo appena staccato dal suo orecchio. Ermione, meno male che hai trovato la zia, va? E fra? Andiamo in vasca? Eh? Perché non ci devono fare tutte brutte cose i bimbi, vero? Perché voi siete bravi. E non devono avere le orecchie sporche, essere tenuti così, vero? Però è una cosa molto brutta. Per fortuna adesso la rimettiamo a posto. Vero? Andiamo, dai ragazzoni. Acqua all'ozono. Diluiamo lo shampoo con l'ozono. Questo è l'orecchio che era guarito già, che stava un po' meglio. E di là vi faccio vedere l'orecchio che abbiamo lavorato con l'ozono e l'argento colloidale. Guardate già quanto è favoloso l'orecchio, non ci ho messo ancora il prodotto antiparassitario perché abbiamo trovato una zecca. Per fortuna non era attaccata, ma non si sa mai, quindi meglio prevenire che curare, giusto Princi? Giusto per l'Ermione? Lei è molto più bella della vera Ermione, vero? Cioè, come facciamo lo shampoo? Ma lei qui, ragazza, se la gode tutta, vero? Fototino. Dopo lo shampoo, il balsamo, ben lisciato, in pieno relax, sta crollando, crollando. Oddio, sto per dormire, ragazzi, devo dormire. Va bene, no, rimango seduta. C'ho sonnissimo, c'ho sonnissimo, questo bagno mi rilassa tantissimo. Aspetta un po' che bel colore che ha la pelle. È bello rosa, non è rosso, questo perché vuol dire che la pelle non ha subito nessun trauma lavorandoci sopra. Questo è importantissimo, quando la pelle è di questo colore vuol dire che dopo ovviamente un lavoro pesante come abbiamo fatto di snodatura e slanatura, vuol dire che il lavoro è stato eseguito correttamente, la pelle deve sempre risultare chiara, rosa. Mai rossa, mai viola. Brava bambina! Guardate un po' l'orecchio che era malmesso com'è. È nuovo, sembra che non abbia mai avuto nulla. Sei stata bravissima, campionessa. Vediamo l'altro. Ok, perfetto. Ed ecco qui la bellissima Ermione, tutta bella pulita, di nuovo con una dignità da pastore belga, vero? Che prima sembravi tutto tranne che un pastore belga. Abbiamo anche aggiustato tutte bene le punte, oltre ad aver tolto tutti i nodi. Abbiamo un po' aggiustato il taglio. Abbiamo fatto un bagno antiparassitario, abbiamo fatto l'ozono,
abbiamo pulito le orecchie bruttissime, abbiamo tagliato le unghie e ora siamo pronti per farle fighe in giro, perché anche se sono una nonnina sono bellissima, vero? È una bella bambina, sono molto molto brava questa ragazza, vero? Ce lo merita di essere sempre così bella, mica solo una volta all'anno, lei dovrebbe essere sempre bella, bellissima come tutti, giusto? Ciao Ermi, alla prossima.